Ciao ragazzi, bentornati al consueto appuntamento con le ricette dell'amore vero. Quella di oggi è una ricetta davvero golosissima e tipica della tradizione romagnola. Sto parlando dei famosissimi cappelletti romagnoli. In questa ricetta ho il piacere di ospitare la mia cara suocera Anna, romagnola doc, che ci aiuterà a capire come si realizzano i veri cappelletti. Andiamo subito a vedere ora quali ingredienti occorrono. Per realizzare i veri cappelletti romagnoli occorrono 2 uova fresche biologiche, 150 g di farina zero e 50 g di rimacinata di grano duro, 100 g di lonza di maiale, 100 g di petto di tacchino, 70 g di pecorino grattugiato, 70 g di parmigiano grattugiato e 70 g di casatella romagnola, sale e pepe, 40 g di burro e noce moscata. Ora andiamo subito a prepararli. Per prima cosa tagliamo a piccoli pezzi la lonza di maiale e il petto di tacchino. Dopodiché li cuociamo in una padella per qualche minuto con un po' di burro e poi li frulliamo per farli diventare una purea omogenea, che prenderemo e metteremo su di un piatto assieme ai formaggi che abbiamo scelto. Mescoliamo per bene i formaggi e le carni scelte e questo sarà il ripieno dei nostri cappelletti, che al momento metteremo da parte. Ora, su di una spianatoia, posiamo la farina a fontana e sopra di essa adagiamo le 2 uova, che sbatteremo pian piano accompagnandole con un po' di farina per evitare che fuoriescano. Quando le uova avranno assorbito gran parte della farina, potremo cominciare ad utilizzare le mani impastando. Non appena l'impasto della sfoglia sarà pronto, facciamolo riposare per un'ora coperto da pellicola. Ora che è riposata, possiamo cominciare a stendere la sfoglia. Mi raccomando, per stendere la sfoglia alla perfezione, guardate con attenzione tutti i passaggi che mia suocera Anna ha realizzato per voi. Ci vorrà molta pazienza, molta forza nelle braccia e una gran precisione, perché la sfoglia dovrà essere quasi trasparente e tonda. Mettiamoci subito al lavoro. Intanto vi do qualche nozione sui cappelletti. Innanzitutto i cappelletti romagnoli vengono chiamati così per la loro forma tipica a cappello. Sono un piatto gustosissimo della tradizione romagnola ma anche emiliana, immancabile durante il pranzo di Natale, per esempio. Non so da quanto tempo esistano, pare che all'inizio del 1800 la loro tradizione fosse già affermata. La tradizione li ammette con ripieno di carne e formaggio e li vuole rigorosamente in brodo di cappone, anche se diffusa la versione accompagnata al ragù di carne. Per quanto riguarda la sfoglia, i romagnoli sono molto rigorosi, ammettono dei mattarelli di lunghezze inverosimili, forti e robusti, almeno quanto le braccia delle donne che li adoperano, stendendo l'impasto in una sfoglia che deve reggere la prova trasparenza, che cioè, presa tra le mani e messa contro luce, la sfoglia deve risultare così sottile da poter vedere l'ombra delle cose poste oltre essa. Sentiamo ora mia suocera che racconta qualche aneddoto sulla sfoglia romagnola. A quanti anni hai fatto la prima sfoglia? 13-14 anni. Ora ne hai? 64. Dice... No, non ti guardo. Solo le mani. 50 anni di foglie. 50 anni di sfoglia. Sfoglie, piedine, cappelletti, tortelli, lasagne,
tagliatelle, tagliolini, quadrettini, mal tagliati. Ora la stendi finché non diventa trasparente. Sì. Ecco la prova trasparenza. La nostra sfoglia è quasi pronta. Ora che è tirata molto sottilmente, la tagliamo in quadrati di 4 cm di lato ognuno. E poniamo mezzo cucchiaino di ripieno in mezzo ad ogni quadrato di sfoglia, che piegheremo in due, formando così un triangolo. Premiamo un po' con le dita per sigillare il ripieno e poi prendiamo le due estremità, le riuniamo insieme, solleviamo in su l'angolo rimasto libero e avremo realizzato il cappelletto. Questo passaggio necessita di velocità affinché la sfoglia resti umida. Se essa si seccherà, basterà bagnare d'acqua con la punta del dito gli ordi dei quadratini. Ed ecco pronti i meravigliosi e golosissimi cappelletti romagnoli. Ragazzi, spero che questa ricetta davvero vi sia piaciuta. Io amo le ricette tradizionali, specialmente fatte da mani abili e antiche come quelle della mia cara suocera. Se volete vedere altre ricette romagnole con il suo aiuto, mettete un mi piace o scrivetemi nei commenti. Vi ricordo che per qualsiasi domanda, informazione o dubbio che avete su questa ricetta o su altre mie ricette, potete tranquillamente scrivermi nei commenti. E ricordatevi come sempre di scrivermi quando realizzerete anche voi le mie ricette, perché a me fa davvero tanto piacere. Vi ricordo che potrete trovare le ricette dell'amore vero anche su Instagram, Twitter, Facebook e Pinterest. Troverete tutti i link nell'info box oppure alla fine del video. Io vi saluto e vi ringrazio sempre per l'affetto che mi dimostrate e ci vediamo al prossimo giovedì con un'altra nuova ricetta. Un bacione!